Salve a tutti ragazzi, questo è un altro video dal tubo catodico e quello di oggi è un unboxing video recensione, diciamo, più video recensione. E cosa vi presento? Vi presento il mio nuovo acquisto, ovvero la D5100, questa, bellissima. E questa appunto è una D5100, una delle ultime nate in casa Nikon, diciamo, l'evoluzione della precedente D5000. E di quella prende il monitor orientabile, che però ha la cerniera sul lato a sinistra, e che è decisamente più comodo che verso il basso come la D5000. Ne aumenta le dimensioni da 2,7 pollici a 3, aumenta il sensore che era 12 megapixel, diventa da 16 megapixel, sempre un CMOS, e il processore sempre un X-Speed 2. E poi vi sono numerose migliorie, come ad esempio le registrazioni video sono invece che HD, Full HD, appunto 1080p, il limite dei minuti da 5 passa 20, questa è una cosa da non sottovalutare. E la cosa che cambia di più è proprio, a parte l'ergonomia che migliora, soprattutto nell'incavo del pollice, è molto più comodo, cambiano anche la disposizione dei pulsanti. Questo è dovuto al fatto che la cerniera sul lato non permette di posizionare i tasti di scelta rapida sul lato, quindi sono stati distribuiti sul corpo macchina in un modo per me ben scelto, ben congegnato, ed infatti sono comodissimi. E quasi più che a sinistra, anche perché quando uno tiene una macchina fotografica la tiene così, la mano destra è occupata qua, e quindi per raggiungere questi pulsanti bisognerebbe spostare la mano, e sarebbe per me sempre stato scomodo. Invece così abbiamo tutti i pulsanti facilmente raggiungibili dal pollice e dall'indice, e quelli che servono, gli altri, ovvero auto e manuale dell'obiettivo, così, sono raggiungibili dal pollice della mano sinistra. E dicevamo, la D5000 appunto prende un po' dalla D5000, un po' dalla D3100, e appunto raggiungere dei livelli più elevati. Io comunque ho fatto delle prove, ho fatto delle foto, avevo già provato la D5000 e devo dire che la differenza si vede, anche perché soprattutto nella qualità video. E oltre al 1000, alla differenza fra HD e Full HD, anche proprio il rumore digitale dato dalla sensibilità è stato ridotto, e poi è stata introdotta anche la messa a fuoco, con la messa a fuoco permanente durante i video, cosa molto utile, perché con la D5000 bisognava fare i video si potevano fare solo, cioè, mantenendo lo stesso fuoco, quindi io, se volevo cambiare fuoco, dovevo agire manualmente. Invece la D5100 ha il fuoco continuo, automatico, anche nel video. E appunto per questa funzione è stato molto velocizzato il fuoco da live view, e quindi adesso è molto più usufruibile. All'inizio, nonostante avessimo il live view e quindi il monitor orientabile per fare foto dall'alto o dal basso, la messa a fuoco era lentissima e esasperante. Davvero, quindi era difficile fare le foto, anche perché delle volte impiegava sui 3-4 secondi a mettere a fuoco e la metà delle volte non metteva a fuoco. Questa ci mette un secondo e mezzo, due neanche, e mette a fuoco molto più, cioè è molto più probabile che metta a fuoco. E nel kit che ho scelto io ho acquistato la D5100 con il 18105. Non ho optato per un doppio kit 18-55 e 55-200 per due motivi. Primo motivo, costava anche di più. Secondo motivo, mi si è alzata la voce. Secondo motivo, è molto più comodo il 18-105, e anche per iniziare, perché di solito per fare delle foto in generale ci vuole una escursione focale dai, che so, 28 più o meno ai 100 appunto, e avere questo intervallo diviso in due è molto scomodo. Comunque io ho preso il 18-105 e ne sono molto soddisfatto. Adesso ve lo faccio vedere. È questo qui, 18-105 Nikkor VR, è un 3.5-5.6 di luminosità,
e ha ovviamente il VR, il sistema di antivibrazioni. E è molto bello perché è un 62 mm, 67 mm di diametro, è gigantesco, proprio molto luminoso. E una sua peculiarità che mi è piaciuta molto è il sistema di messa a fuoco che ha questa rondella qui, che è libera e agisce anche nel caso io avessi messa a fuoco automatica. Io adesso ho impostato la messa a fuoco automatica, ma posso girare comunque il fuoco. Ed è un fuoco continuo, quindi io posso continuare a girare all'infinito. Agisce un sistema di frizione che permette di girare appunto la rotella all'infinito e mettere a fuoco bene. E direi che ho esposto più o meno tutte le peculiarità del mio acquisto. Direi una cosa che mi ha colpito molto positivamente e che invece non era così nella D5000, almeno nel kit che ho preso, il paraluce, che è questo. Adesso vi dico il codice: Nikon HB32. E nella D5000, nel 55-200, era tipo a cilindro, cioè, mentre questo è sagomato a petalo, che mi piace molto, è anche proprio bello. Questo è sagomato a petalo, mentre quello della D5000 era proprio cilindrico e basta. Comunque, sì, è una piccolezza che però fa. E dalla D5000 sono stati anche rivoluzionati un po' i menu, la base. Adesso devo mettere un attimo a fuoco. Il menu di scatto è lo stesso. Abbiamo qui i diaframmi. I tempi, no, scusate, i tempi, i diaframmi con la rappresentazione grafica, scusate. E i menu, la grafica tipo è stata un po' modificata, migliorata, sembra più curato. Ci sono tutte le impostazioni un po' da D5000 indispensabili. E poi sono stati aggiunti degli effetti applicabili sia ai video che alle foto, ovvero questi. E abbiamo il selezione colore, ovvero isola un colore, quindi la foto verrà bianco e nero eccetto il colore selezionato. Poi abbiamo silhouette, high key, low key, e questo fa rispettivamente la foto con un'esposizione più alta o più bassa. Poi abbiamo visione notturna, che fa un effetto tipo aumenta il rumore, aumenta la sensibilità per fare un effetto tipo videocamera di sorveglianza. Poi abbiamo l'effetto tipo ritratto a colori, di bozzetto a colori, che però rallenta molto la ripresa, si può notare molto bene. Poi abbiamo sto flash. Abbiamo l'effetto miniatura, che è davvero molto bello, ovvero velocizza la ripresa e diminuisce lo spazio di fuoco in post-produzione, cioè lo fa il sensore, in modo che sembri la ripresa di un modellino in scala. E poi abbiamo, sì, l'isolamento colori, finiti. Ok, abbiamo messo fuoco. Detto questo, direi di aver detto tutto. Un'altra cosa, abbiamo la presa per il microfono qui, che è molto utile. Infatti, assieme alla D5100 mi sembra sia stato presentato adesso non mi ricordo come si chiama, che è un microfono esterno, viene tipo alto così, sembra di quelli a giraffa, e che permette di sostituire il microfono incorporato, che dà dei problemi perché registra anche l'audio dell'obiettivo, della messa a fuoco, quindi durante il video sentirete zzzz il rumore della messa a fuoco dell'obiettivo e non è proprio il massimo. Quindi io consiglierei di prenderlo quello esterno, infatti credo lo prenderò.
Bene, credo di aver detto tutto. Questa è la D5100, una macchina, ribadisco, stupenda. E se avete voglia di spendere sui 900 euro, 880, ve la consiglio pienamente, sia per cominciare, se volete iniziare a fare delle foto, sia se siete già con dell'esperienza, tipo me, un po' di esperienza già ce l'ho. Quindi direi che abbiamo finito questa recensione. Un saluto dal tubo catodico, al prossimo video. Ciao!